La pandemia ha profondamente mutato i rapporti tra uffici pubblici e utenza e le cose sono peggiorate moltissimo, soprattutto nell'ambito delle pratiche per la ricostruzione privata. Così il Comune di Teramo corre ai ripari ed istituisce uno sportello unico telematico per l'edilizia per snellire le procedure che richiederebbero un tempo infinito se sottoposte all'obbligo di appuntamenti in presenza con i cittadini. La pandemia ha sicuramente dimostrato quanto sia necessario, quanto sia fondamentale accelerare il rapporto telematico, informatico, eh, anche e soprattutto per abbattere i tempi. Per semplificare le procedure, per agevolare l'attività dei professionisti e in particolare per agevolare il, in, fase, in questo fase, in tutto il nostro territorio, il percorso di ricostruzione, la ricostruzione privata che con l'Ordinanza 100 ha consentito appunto di semplificare le procedure grazie al lavoro del commissario Legnini e dei sindaci. e In questo contesto, eh, in questo quadro, il passaggio del rapporto con i comuni e in particolare con il SUE, con lo sportello unico per l'edilizia, è fondamentale. A proposito di ricostruzione rapida, quando si vedranno i primi cantieri della ricostruzione. Abbiamo superato i 100 decreti, quindi di fatto la ricostruzione è partita. Ora dobbiamo spingere per la ricostruzione pubblica. Il 2021 è l'anno della svolta, è l'anno dell'accelerazione, dobbiamo continuare così. E a proposito di ricostruzione, il ritardo spesso stigmatizzato dalla cittadinanza che si è accumulato per il recupero del palazzo del municipio in piazza Orsini dipenderebbe proprio dal fatto che non tutto l'immobile è pubblico, ci sono porzioni private e quindi la burocrazia riprende il sopravvento. Una triste cartolina della città di Teramo. Le pratiche amministrative sono un po' più complesse perché mettere insieme i soggetti privati, insieme alla parte pubblica, è una, è una problematica un pochettino così, un po' più complicata. Nello stesso tempo il sindaco sta pensando attraverso il commissario per ricostruzione a chiedere i poteri speciali per, proprio per una di, quel, di quelle strutture, proprio il Palazzo Orsini la nostra sede comunale, stiamo lavorando anche su questo, abbiamo fatto un incontro con l'ingegner Soccodato per vedere la possibilità di poter utilizzare questa opportunità, ma fermo restando che quando la proprietà è divisa tra pubblico e privato, diciamo che le pratiche amministrative diventano ancora più complesse rispetto alla quotidianità.